Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Super Mario 3D World. Eravamo rimasti al mondo di ghiaccio, il terzo, e dopo aver sconfitto questo po' di roba, l'ultima volta non abbiamo preso... Ah sì, l'abbiamo preso, ok. Quindi tocca a questo. Questa specie di acquario. Baia dei tubi. Ok, allora. Siamo una pista di Mario Kart. Voglio entrare nel tubo lì. Perfetto. Allora, qua. Insato. Sì, allora. Abbiamo. Io direi di giocarci subito la carta questa perché. Qui sopra ci si può arrampicare. Non c'è nulla. Beh, lo prendiamo proprio per emergenze questo. Ok. Andiamo a salire qui, non c'è un bel niente, quindi possiamo riscendere. Allora... abbiamo qualcosa da prendere qui sotto. Ci rimettiamo da parte la campanella che ovviamente andiamo a sovrapporre perché il fungo è ben poca roba. Andiamo un po' qua. Questo sembra un po' più relax di livello rispetto a quegli altri. Quindi anche dalla musica lo si capisce un po'. Entriamo dentro a questo tubo che ci fa uscire da qua, assolutamente inutile. C'è quello in basso. Non mi fa aggredire il pesce, quindi niente, andiamo qua sotto. Andiamo aspirati. Ci conviene forse risalire? Ah, si possono schiacciare anche questi. Ok, il one up ce lo siamo beccato. Sali, sali. Oh, la stella. L'abbiamo beccato al volo. Io la devo smettere di saltare pensando di riuscire a passare oltre, quando invece con il salto torni solo indietro. Andiamo di qua. Sopra. Sotto. Che succede? Ok, succede che torniamo sulla terraferma, ma subito dobbiamo rituffarci oppure prendere una stella segreta qua in alto. No. Perfetto, andiamo a fondo. Voglio riuscire a prendere un pesce qui. Ok. No, 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 no. Mi sa più simpatico il gatto. Allora, scendiamo. Qui sopra cosa c'è? Niente. Qua sotto? Niente. È solo la prima stella finora abbiamo preso. Qua sotto cosa c'è? Vediamo se si entra un segreto. Ma quando mai? Niente qui? Niente. Vabbè. Prendiamo sti due cerchi e... devo riuscire a acchiappare sto pesce. Se non so se con le spine... forse non ci devo solo sbattere, ma con le zampate lo riesco a prendere sempre. Ok, abbiamo due timer qui. Lentissimi, ce li prendiamo. Sì, con le zampate va liscio. E non so, lì sopra forse c'è qualcosa. Vediamo un po'. Qua sopra sembra vuoto. E infatti. Entriamo. Dove ci porta? C'è una freccia che indica su. E io invece vado su di qua. Ah. Beccato, beccato. Però è la terza, ce ne siamo saltata una.
Ce ne siamo saltato a uno. Ed è finito il livello così? È finito il livello così. Ok, siamo saltati una stella, ma non fa niente. Sono livelli che sono andati anche peggio. Va bene così. Miau. Allora, punteggio che ci sblocca qua. Il tubo per andare in un altro fantastico livello di Todd? No. No, perché i livelli di Todd, quelli sono proprio i miei preferiti. Ok, che cos'è? Una rampa? Che cos'è? Percorso a perdifiato. Ok. Dobbiamo andare a tutta. Di qua. Qua non ho visto mezza stella. No, ho sbagliato. Dove va? Fermalo, fermalo. Ok. Aspettiamo, io giuro non ho visto mezza stella. Timbrino però abbiamo preso. Oh, OMG. Ah, là sopra c'era una stella, l'ho saltata. Continua la salita. Discesa. Salto. Non ho preso neanche mezza stella. Cioè è stata una roba proprio velocissima, ma totalmente infruttuosa al fine di portare a casa stelle per il castello. Vabbè. Però sblocchiamo lo sticker, quindi va bene così. Andrebbe anche un attimino rifatto, però vabbè. Per il momento ce ne infischiamo, andiamo avanti. Ci facciamo questo. Facciamo questo qua. Cascate a carrelli alternati. Ok. Ah, oh, a posto. Andiamo prima di qua. Che fa questo? Lo accoppiamo. Sopra. Ok, inutilissimo. Andiamo qua. Ci prendiamo questo qui grosso, dai. No, non lo voglio, preferisco il gatto. Preferisco il gatto. No, non ho capito una cosa. Dietro. Ah, finiva lì. Ah, questo è lo spammi di sgancia moneta. Appena non posso, a posto. Che mi indica che lì c'è un qualcosa, un segreto. La bandierina è là sotto, traguardo. Ok. Le api mi stanno perseguitando, mi fanno le poste. Come me ne sbarazzo io di sta cosa? Facendo così più velocemente di loro. Non mi fa arrampicare. Ah, vabbè, dai, in fondo ce le siamo cavate. Questi diventano schiacciati. Qua c'è un altro. A posto. Tolto di mezzo quello. Siamo già a metà dell'opera. Che succede?
che passando da qua invece di andare di là riesco ad andare in quello parte. Vediamo un po', qua sicuro non è la fine, dai, rimango fermo così. Ok, la stella, la prima, quindi ci siamo. Fa uscire da di qua, quindi le altre due sono sempre dopo la metà. Prendiamo questo, qua ci sarà qualcosa. Un po' tardi. Andiamo su. No, no, no. No, non lo voglio. E qua? Non vedo nulla. Ci sono delle monete, ma... Ecco, lo sapevo. Di qua, ok. Ah, perfetto. Se ne è andato di sotto, spiegabilmente, perché c'ero perfettamente. Allora adesso riprendiamo. Mi prendo Mario Fire. Ora sto al centro. Ah, perfetto, perfetto, ce ne siamo andati di sotto, così, come se nulla fosse, necessariamente. Ah, diventa circolare. Ah, benissimo, benissimo. Mamma mia! Ma come la scampo? Scampo così. Devo andare sopra. No, 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 no. Che casino! Sì, 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 finiamola qui. Finiamola qui. Chissà dove stanno ficcate le stelle dentro a sta mappa. Mamma mia. Mamma mia. Ok, spacchiamoci l'ultimo livello di questo video. Però siamo fondamentalmente a 51 stelle. Allora, andiamo qui. Si apre anche il castello, quindi vabbè, a questo punto lo finiamo il mondo. Lo finiamo. Passiamo di qua, vediamo che cos'è questo e facciamoci il castello. Questo sarà un bonus. Prendere il pacchetto, stavolta scelgo quello piccolo. Ah, gol. Mi tengo lo scoiattolino. Sì. Scoiattolo e fuoco da parte. Va bene così. Allora, andiamo verso il castello. Non c'è altro, quindi possiamo andare qui. 3. Prendiamo dei pallottoli Bill. Ok. Anche se col boss è sempre più conveniente un po' poter sparare, però anche poter volare non è male.
E infatti, infatti me lo dà. Me la prendo anche di scorta. Oh. Ma no, ma no. Oh shit. Sparano di brutto qua. E ovviamente mi sono buttato. Mi sembra normale. No. No. Cioè poi sono radiocomandati. Cioè non. Sono teleguidati. Io entro qua un attimo. Ecco, passiamo di qua perché è un casino. Prendiamo il bonus. No, la stella, la stella. No, 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 no. No, il livello va avanti, non posso tornare indietro, non ho niente da parte. Là sotto c'è qualcosa, non posso sparare. Un casino, ragazzi, ho fatto sto livello, un casino proprio. Sono anche mini Mario, quindi avrò quasi sicuramente la peggio. Chi è Bowser Girl? Oh, ho beccato proprio quella giusta. Ma anche adesso, cioè, sono incredibilmente fortunato. Ho saltato. Ok, non ce la prendo. Dai, non ci credo. Secondo me una vale l'altra. Non può essere che l'ho beccata. Non può essere. Cioè, ho avuto una fortuna incredibile. O qualunque becchi, quella buona. Ho preso anche due stelle. Venitemi a dire dove. E qua ci sta la principata per finire questo mondo. Il mondo di ghiaccio, devo essere sincero, è quello sempre che ho odiato più di tutti. Mondo di ghiaccio proprio terribile. Ok. Quindi sono andato sottissimo all'inizio, poi mi sono un po' ripreso. Questo boss dove non mi sono mai fatto coppare. Onesto. Va bene. Quindi sticker. Terzo mondo è andato, penso, salvo sorprese. Ci va a sbloccare il quarto. Ok. Non ci fa vedere però come fa apparire questo tubo. E noi non ci... Non perdiamo tempo e dopo aver rapidamente controllato che non ci sia altro in tutta la mappa, sì, non c'è niente. Possiamo andare nel New World, ma lo affronteremo poi nel prossimo video. Vediamolo. Ah no, c'è qualcosa qui. C'è qualcosa, non è il New World. È il circo di Bowser. È il circo di Bowser. Quindi è una stella. Una stella. Scontro con sua sibilanza. Prendiamoci almeno il fungo. Cioè almeno proprio. Dai. Dove ci porti? Nell'arena. Dovremmo sconfiggere così, a mani nude. Ah no, un serpente. Fa cascare addosso robe. Io schivo, ovviamente. No, ho sbagliato. Andiamo prima di qua. Perfetto, va bene, ho capito come si fa, bisogna saltare
sui piatti e saltargli in testa. Ok, è tornato tipo con un altro vestito. Uno. No. 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 Non si vuole arrampicare. Va bene. Riproviamo qua. Ma la smetti? Non capisco. Allora. Qua. E mi si mangia, vabbè. Riuscissi a coppare. Un attimo. Ok. Dai, ultimo colpo. Quello ovviamente non vale, non mi ci posso arrampicare. Aspetta un secondo. Vale proprio subito perché sennò non me la buona. No. Non ci arrivo da là. E anche da qua. Se mi ci posso arrampicare. Forse potevo. Dai, abbi pietà. E beccati questa. Ok. Preciso. Prendiamo tutte le monete. E ce ne possiamo andare. Vediamo se era un pre-boss, perché mi dà il tempo per farci che... Niente. Per andare solamente a prendere la bandierina. Va bene. Non era molto difficile. Era un po' da saltare sui piatti, che però non si devono rompere, quindi piatti un po' random. Va bene. Livello completato. Senza problemi. Che perché ci ridava in continuazione la campanella, quindi non è stato poi tanto difficile. Stellina è stata presa e quindi adesso sì che dovrebbe essere il nuovo mondo. Vediamo. Quindi ci rispostiamo in un deserto. Più che un deserto, un canyon questo è. È un canyon che però ci vedremo nel prossimo video. Quindi se il video ti è piaciuto lascia un bel mi piace, se non ti è piaciuto un non mi piace, lascia un commento, fammi sapere che cosa ne pensi, io ti saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.